una specie che è da evitare ma è molto comune nei campi, fa parte della famiglia delle ranuncolacee, è il ranuncolo Ranunculus arvensis o ranuncolo dei campi. Si riconosce facilmente perché ha una foglia tipicamente trilobata, un po' vellutata sulla pagina superiore, con infiorescenza tipicamente a corimbo, con fiori a corolla di alipetala, a simmetria raggiata, quindi fiori attinomorfi, di un bel colore giallo, giallo lucente, giallo vivace. Fa parte, abbiamo detto, della famiglia delle ranuncolacee, e come tutte le ranuncolacee hanno delle tossine, in modo particolare terbonabili, che sono la nemonina, la protonemonina, e quindi comunque noi sconsigliamo assolutamente di mangiare queste ranuncolacee, anche se magari nelle nostre zone ci sono delle specie tipo la Clematis vitalba, che è molto apprezzata soprattutto per la frittata. Naturalmente è una specie che si consuma in getti giovani primaverili, si consuma in getti giovani, e va comunque cotta, quindi eliminando le tossine che sono termolabili.